Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta con Proloco Marche in Forma, il programma che vi porta, seppur virtualmente, ma a stretto contatto con le realtà del territorio marchigiano e lo fa tramite le Proloco aderenti all'Umpli Marche. Un giro che ci sta facendo conoscere e tra tante sorprese anche le bellezze infinite del nostro piccolo grande territorio, quello della Regione Marche. Quest'oggi andiamo in provincia di Ascoli Piceno e precisamente nella bellissima Offida che già dai primi contatti ci ha riservato tante particolarità, tante sorprese. E come tutto il territorio, come tutte le Prologo, una grande, grandissima voglia di ricominciare, ma soprattutto in questo momento di riflessione, di pausa, far conoscere quanto di bello, quanto di meglio è stato fatto. E noi diamo il buon pomeriggio e grazie per essere collegati con noi dal comune proprio di Offida al presidente Tonino Pierantozzi. Buon pomeriggio, presidente, grazie di essere con noi intanto. Buon pomeriggio a tutti. Una grande realtà, seppur un piccolo paese, dicevamo ricco di tante, tantissime particolarità. Poterne parlare quest'oggi per noi è molto interessante, bello e speriamo che anche no, i nostri radio e telespettatori soprattutto apprezzino quanto è stato fatto anche nel vostro comune. E io direi di iniziare a conoscere un po' più da vicino questa realtà, proprio grazie a lei, Presidente. Grazie, è stato già anticipato, io sono Tonino Pierantozzi, presidente della Proloco di Offida, lo sono dal 2012, quindi già da qualche anno, diciamo che i nostri mandati durano 3 anni, quindi il prossimo anno speriamo di passare il testimone. La nostra Proloco, anch'essa una Proloco molto longeva, pensi che è stata costituita il 29 settembre del 1967, quindi ha ben 53 anni di attività sulle spalle. In questi anni la Proloco davvero ha caratterizzato Fira per tantissime iniziative. Quest'anno, diciamo, siamo partiti molto bene con la prima parte dell'anno in cui la Proloco si occupa, insieme ovviamente a tutta la città di Offida, perché il Carnevale storico di Offida non è un evento di piccola portata, per cui richiede sicuramente l'impegno di tutta la città, a partire ovviamente dalla Prologo, che cura, diciamo, tutta la parte artistica, ma dall'amministrazione comunale e la cittadinanza tutta. Il nostro carnevale è sicuramente uno dei carnevali storici più importanti d'Italia e le presenze che ogni anno annoveriamo lo testimoniano. E poi siamo ai box dal 25 febbraio, la sera in cui si è chiuso il carnevale. Addirittura dobbiamo ancora concludere il carnevale con una serata che determinava le premiazioni dei gruppi mascherati del carnevale all'interno della serata e gli impedimenti, diciamo, dovuti all'epidemia per il momento non ce l'hanno consentito, come tutte le altre manifestazioni che in questa fase iniziavano. Sono tantissime le manifestazioni della Proloco che mettevamo in campo a partire dai primi giorni di luglio. Nella settimana del Merletto la Proloco già indiceva, e quest'anno era la 21ª edizione del concorso Fusello d'Oro, che è un concorso per Fira famosa per il Merletto a tombolo fatto a Fuselli, e noi facciamo un concorso nazionale per merlettai e anche uomini che si dilettano nel lavoro del Merletto ogni anno dando un tema, e quindi facciamo questo concorso. E stiamo vedendo nel frattempo delle immagini bellissime, mi permetta Presidente, possiamo dire opere uniche d'arte veramente, questi merletti che proponete e che stiamo con la vostra regia facendo vedere adesso. Sicuramente sono dei capolavori. Il merletto si lavora un po' in tutta Italia e non solo, però non è un vanto, ma la tipologia di lavorazione del nostro merletto è sicuramente di un livello molto molto elevato. È una tradizione che è davvero centenaria, da nonni a figli e nipoti si tramanda ad oggi, e alcune associazioni locali che ancora oggi promuovono, fanno corsi per bambini, quindi
è diciamo, l'oggetto di artigianato artistico di eccellenza del nostro territorio. Quindi una cultura a 360 gradi con grande integrazione e partecipazione, grazie alle istituzioni, al comune, alla Proloco, con tutto il territorio e con ovviamente la popolazione, partecipe ad ogni evento. E quanta gente nel passato è riuscita a richiamare ogni evento, ogni manifestazione di questo tipo, Presidente? Dicevamo prima del carnevale che inteso ad offrire il carnevale inteso nel periodo che va dal 17 gennaio a Martedì Grasso, quindi un periodo relativamente lungo in certi anni, meno in certi altri, all'interno del quale di quel periodo ci sono diverse ricorrenze, poi magari ne parleremo nel dettaglio, però in tal periodo pensiamo di raggiungere 60-70 mila presenze nell'arco del tempo che va dal 17 gennaio al Martedì Grasso. Ovviamente le manifestazioni più caratteristiche sono negli ultimi giorni, a partire dal giovedì grasso, ma anche nelle date precedenti, ci sono alcune domeniche che richiamano ad offrire a migliaia e migliaia di persone. Negli ultimi anni, poi, e ne parleremo poi più avanti, il FOF, il Figura Offida Festival, che è un festival internazionale in teatro in strada. Anche lì in 3 giorni facciamo dalle 10 alle 15 mila presenze, quindi numeri importanti per la nostra cittadina. Numeri importanti, dice benissimo, intanto che scorrono proprio le immagini del FOF, così possiamo avere e dare ai nostri telespettatori un'immagine sicuramente ravvicinata di quello che è l'evento. Ma per il numero appunto della popolazione di Offida, avere tantissimi visitatori, che effetto fa? Beh, per noi la Proloco è, dicevo qualche giorno fa con qualche uno, questa è l'epidemia per noi è una cosa con cui non andiamo proprio d'accordo, perché le Proloco fanno assembramento. Adesso creare momenti di non assembramento per noi è sempre difficile, per cui Resta sicuramente è un momento negativo. molto, molto Detto difficile, immagino. questo, però, è ovvio che richiede sforzi organizzativi notevoli, perché poi quando c'è tutta questa affluenza, ad esempio al FOF, problemi di parcheggio, problemi di bus navetta per raggiungere Offida, problemi anche di creare condizioni per chi viene di poter mangiare, di poter assistere agli spettacoli, per cui dobbiamo distribuire su tutto il territorio un numero importante di spettacoli perché tutti possano in qualche maniera vedere degli spettacoli. Quindi c'è davvero un lavoro organizzativo molto molto importante, però è pure soddisfacente poi raccogliere i risultati, quindi siamo contenti, diciamo, ecco. E stiamo vedendo effettivamente tanta partecipazione e come dire, alla fine quando gli sforzi sono premiati, tutto il resto si lascia alle spalle, Presidente. Bene, allora, visto che abbiamo parlato di territorio, abbiamo parlato del comune, intanto che la nostra regia fra non molto ci rimanderà proprio qualche immagine del FOF, siamo nella sede del comune di Offida, io approfitterei della presenza del sindaco Luigi Massa per andare a conoscere ovviamente il primo cittadino e per scoprire qualcosa di più nel dettaglio, parlando anche un po' di questi periodi, ahimè, post-sisma, poi dopo virus, e vorrei dire post-virus, magari ecco, potesse essere in questa maniera. Il sindaco Luigi Massa, buon pomeriggio, benvenuto ai nostri microfoni e alle nostre telecamere, sindaco. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. No, grazie a voi per questa opportunità che date al nostro comune. Grazie. Per noi, Sindaco, è semplicemente un piacere, ma oltre che un dovere, redazionale, ma far conoscere queste realtà è veramente anche per noi un grande orgoglio e sorpresa. Dicevamo il comune di Offida, non tanti abitanti, ma tantissimi turisti, tantissimi ospiti nelle manifestazioni. Immagino con qualche problema, seppur con tanta gioia, anche per il Sindaco. Ma Offida c'è una tradizione di accoglienza, no? Di ospitalità che l'ha caratterizzata nel corso degli anni. Se Offida nel corso degli anni comunque si è affermata a livello territoriale come una delle realtà più vive, no? Dal punto di vista turistico-culturale, è una valenza che ci rende orgogliosi. E quindi l'impegno che le amministrazioni nel corso degli anni
hanno portato avanti è proprio quello di cercare di sostenere in qualsiasi modo possibile questa nostra peculiarità. Io sono sindaco da un anno, si è votato l'anno scorso il 26 di maggio, quindi festeggiamo, la mia amministrazione festeggia l'anno di attività proprio in questi giorni. Diciamo che non è stato un anno tranquillo, visto quello che è successo negli ultimi mesi. Certo, ci siamo confrontati con problemi seri, perché tutta questa area delle Marche, ovviamente, dopo aver affrontato nel 2016 quello che conosciamo come sisma, ci siamo trovati comunque a livello complessivo, globale, mondiale, no? A dover anche affrontare la pandemia. Diciamo che mentre il sisma aveva un approccio totalmente diverso, le problematiche le conosciamo, anche Offida è un comune che è ricompreso nel cratere, però abbiamo affrontato questa cosa, dico abbiamo perché mi sento ovviamente parte di un percorso, anche io, Offida è una realtà, dicevo, molto coesa, abbiamo affrontato che mettendo in campo quello che si poteva mettere in campo dal punto di vista appunto dell'amministrazione. A noi non piace piangerci addosso. E quindi quello che ha fatto l'amministrazione precedente è stata proprio quella di dire bisogna ripartire, bisogna essere in grado di dare risposte per quello che ci conviene in maniera puntuale e precisa. Tant'è che da subito, devo dire, la percezione che c'è stata è che nonostante, come dicevo, Fira fosse un comune inserito all'interno del cratere, quindi con danni non tanto al patrimonio, diciamo, edilizio privato, che ci sono, ma sul patrimonio pubblico abbiamo diverse situazioni che sono state messe, tra virgolette, ormai a regime. Però la voglia è stata proprio quella di ripartire e non a caso c'è, sfrutto l'occasione, il presidente della Proloco, no? Le Proloco sono dei fili, no? Delle braccia armate volontarie anche degli enti locali e se queste situazioni di ripartenza, queste situazioni di riuscire a costruire opportunità che poi mettano all'attenzione di tanti visitatori nostri borghi, fino a un borgo di circa 5.000 abitanti. Fa parte dei borghi più belli d'Italia, tra l'altro, del circuito dei borghi più belli d'Italia. Questo è un altro riconoscimento di cui ci vantiamo, no? Come peculiarità, molto, no? Spesso e volentieri anche dovuto all'azione, all'attività spassionata, volontaria di queste persone. Offida, da questo punto di vista, lo ricordava il Presidente, abbiamo una prova molto operativa, molto attiva. Sono tante le iniziative che nel corso, non solo del periodo estivo, si è parlato del carnevale, il carnevale appunto è nel periodo che ti ricordavo, che ricordava il presidente, da febbraio a marzo a seconda degli anni. Dicevo, è comunque una ricchezza, una valenza decisiva e fondamentale. Il calendario delle iniziative che Offida riesce a mettere in campo sicuramente coinvolge l'amministrazione comunale, coinvolge tante altre associazioni, ciascuna per settore, ma la Proloco, oltre ad essere protagonista, no, di alcuni di questi, insieme all'amministrazione comunale, è anche l'anima, diciamo, il braccio operativo di tante altre, appunto perché si è riuscita ad impostare un meccanismo di condivisione profondo che ci aiuta a sviluppare attività e generalmente a fare bene. Dicevo, quindi il terremoto sicuramente è una delle situazioni che affliggono. Io da questo punto di vista la nota istituzionale la faccio. Politico-istituzionale. Diciamo che le problematiche sono sotto gli occhi di tutti. Io da sindaco vedo con piacere e mi pare che in questa ultima fase si sia avviati finalmente dei percorsi che mi pare abbiano indirizzato tutta la catena istituzionale dal livello nazionale a quello locale nella giusta maniera. Tante volte i miei colleghi sindaci sono stato, dicevo, sono sindaco da un anno, ma ho partecipato a riunioni in cui le criticità potenti che questi nostri territori hanno sono state messe in evidenza. Siamo comunque realtà che appartengono al medio appennino marchigiano, con tutte le problematiche che conosciamo, no? Rispetto allo spopolamento, la necessità di costruire economia e sviluppo e ultimamente, diciamo, con coloro che si stanno occupando, mi riferisco in special modo al nuovo commissario. Mi pare che finalmente ci sia un approccio che ci metta veramente all'attenzione, no? I sindaci, mi pare di poter dire che abbiamo iniziato bene e quindi sono fiducioso da questo punto di vista. La pandemia, questo problema che ci siamo dovuti, che ci siamo trovati ad affrontare. Io devo dire che Offida è uno di quei comuni che fortunatamente non è stato toccato in maniera particolare da contagio. Abbiamo avuto un nostro concittadino che diciamo però non residente, quindi
domiciliato, ma veramente siamo rimasti veramente, fra virgolette, immuni dal contagio. Questo non vuol dire nulla perché poi non è che è colpa o responsabilità di qualcuno. Quello che voglio rilevare con piacere, che l'ho detto spesso in questi giorni nei messaggi che faccio ai miei concittadini, che ho visto una cittadinanza molto responsabile, molto attenta, in questi mesi, come tanti italiani. I miei concittadini si sono veramente comportati in maniera adeguata e responsabile, seguendo quelle che sono state le indicazioni di livello nazionale, perché io ritengo che in situazioni di crisi così drammatiche come queste bisogna necessariamente costituire un gruppo solido, solidale e seguire quelle che sono le indicazioni. Da questo punto di vista siamo stati una comunità rispondente in maniera adeguata. Adesso bisogna ripartire, ossia stiamo attraversando questa. Siamo entrati in questa fase 2, nelle riaperture. Ovviamente, come ho detto ai miei concittadini una settimana fa, la fase 2 è più complessa della prima, corre tanta responsabilità e corre anche tanta forza appunto per ripartire. E dicevo, con la Proloco, ma anche con le altre associazioni, stiamo già ragionando perché Ufida non si vuole fermare. Il tema sarà appunto di rimanere comunque operativi, di realizzare ciò che è possibile realizzare, provando a ripensare un modo diverso di anche sviluppare l'iniziativa dell'accoglienza. Dicevo, il carnevale ormai è alle nostre spalle, tra virgolette, ma ce ne saranno altri nei prossimi anni. La stagione estiva è una stagione da affrontare compatibilmente con quello che sarà possibile mettere in campo rispetto alle disposizioni, da affrontare in maniera comunque sempre vedendo all'approccio della apertura verso chi vorrà poi venirci a trovare. Abbiamo in questi giorni riaperto proprio oggi, anzi, Santa Maria della Rocca, che è uno dei gioielli, dei nostri gioielli, una struttura architettonica che ovviamente appartiene alla nostra comunità, ma come tutte le ricchezze architettoniche e culturali della nostra nazione, appartiene all'Italia. E l'abbiamo riaperta oggi, è un segnale anche quello di speranza, quindi siamo pronti. Le attività commerciali sono ripartite la settimana scorsa, i nostri ristoratori, i nostri operatori commerciali si sono ovviamente adeguatamente attrezzati nel rispetto delle disposizioni e Offida è una comunità che è pronta a riaccogliere, per ciò che sarà possibile, quanti vorranno venirci a trovare. Io l'anno scorso, durante l'iniziativa di presentazione, Offida è una di quelle città che nel corso degli anni aveva messo su un'iniziativa dell'iniziativa, ossia abbiamo proprio costruito negli anni un'iniziativa in cui presentavamo il calendario estivo delle nostre iniziative, facendo in un momento anche di promozione proprio quello. Dissi a chi ci ascoltava appunto proprio un anno fa, ad Ufida c'è quasi tutte le sere qualcosa e comunque quando non c'è qualcosa comunque venite perché c'è Ufida e merita da sola probabilmente una visita. Io credo che no, ovviamente non immaginavo cosa sarebbe successo da lì a qualche mese, ma penso che questo approccio ci appartenga. Chi ci ha conosciuto sa che Offida è una realtà che ha tante valenze da poter mettere in campo, culturali, turistiche, architettoniche, di accoglienza, enogastronomiche, e nonostante le difficoltà, Offida è ancora questa. Offida tornerà ad essere molto operativa. Grazie e con la Proloco mettere in campo quello che potremo mettere in campo. Il Presidente ha parlato del Carnevale e ha parlato del FOF. Il FOF è l'iniziativa, dal mio punto di vista, senza togliere nulla da altre iniziative, alcune anche organizzate dalla Proloco, altre da altre associazioni insieme a noi, è sicuramente una di quelle iniziative a cui sono più affezionato, non solo perché adesso in questo anno ho la responsabilità, e con i prossimi quattro che ci avrò di amministrato Fida, ma è veramente una di quelle iniziative che ha un respiro internazionale. Io non sono qui oggi, volevo ringraziare anche i direttori artistici, no? Remo e Rosa di Filippo Marionette, perché hanno saputo insieme a noi, insieme alla Proloco, costruire un'iniziativa che ha un respiro che è veramente internazionale, dovuto agli ospiti che sono appunto di livello internazionale, che sono venuti nel corso degli anni da vari stati esteri. Quest'anno io mi auguro che le situazioni che vivremo ci consentiranno comunque di mettere in campo il FOF. Se non sarà il FOF che ormai abbiamo imparato a conoscere, comunque il FOF ci sarà. Abbiamo parlato del sisma, in quell'anno lì, nel 2016, il FOF che stava alla sua seconda edizione,
Presidente, ha dovuto subire uno stop, ma in realtà ad ottobre poi si è fatto Raggi di Foff, che è un'iniziativa piccola, pensata in maniera diversa, ma è stata l'iniziativa che ha segnato la ripartenza dell'attività culturale, turistica, creativa e di accoglienza. Quest'anno io mi auguro, voglio che sia uguale, quindi non so se a fine agosto nelle stesse date, non so se è configurato in maniera diversa, ma questa iniziativa qui vale la pena poter pensare di farla nei modi che riusciremo. Come ovviamente cercheremo di mettere in campo comunque delle iniziative che ci vedranno impegnati già da giugno fino a ottobre. Lo faremo nei modi che saranno possibili. La mia amministrazione si è voluta configurare con un'idea che è quella lì anche della sostenibilità ambientale, quindi di pensare ad iniziative che siano quanto più possibile sostenibili. Ed è un'impostazione amministrativa che riguarda tutti i campi della vita sociale, economica, ma anche politica. E io credo che questa idea della sostenibilità adesso, nella fase che stiamo vivendo, ha ancora più valore e su questo conteremo come mai la prima. Ecco, sindaco, nel frattempo stanno scorrendo delle immagini riguardo gastronomia, Offida, Gusta Offida, qualcosa del genere che non poteva passare inosservata perché attenzione al territorio a 360 gradi, con le sue particolarità, con le sue bellezze artistiche, ma anche con la sua gastronomia. Sì, forse si riferisce a Gustandofida è un'altra iniziativa, poi magari il Presidente lo accenna, che ha messo in campo la Polo ormai da diversi anni ed è un altro di quei momenti, io voglio dire di nicchia nel senso di nicchia allargata, perché la nostra città è una città, dicevo, di circa 5.000 abitanti, ma è un'iniziativa che comunque nel mese di luglio vedeva la partecipazione di almeno 1.200 persone. Puntando appunto su quelle che sono alcune delle valenze decisive di questo nostro territorio, Offida in particolare, ma di tutto il Piceno. La gastronomia è l'enogastronomia di qualità. Offida è anche il comune che è al centro dell'area di produzione, ad esempio, di alcune DOC storiche che sono il Rosso Piceno Superiore, il Falerio. Ma Offida ha anche, fra virgolette, l'onore di portare il nome di una DOCG, no? La DOCG Offida, che è una DOCG che nel corso degli anni si è affermata a livello nazionale e internazionale come una peculiarità produttiva. Molti ormai conoscono il pecorino e la passerina, non più come nomi anche di fantasia simpatici, ma come appunto una caratterizzazione forte della nostra realtà produttiva agricola e turistica, di cui Offida si fonda su ciò. Offida è un comune che dicevo al centro dell'area di produzione vitivinicola e quindi questa valenza è fondamentale e decisiva. Sono tante le cantine che operano nel nostro territorio e l'impostazione che è stata data nel corso degli anni, quindi questa capacità di accoglienza e di scambio culturale, dico io, ma anche uno scambio produttivo economico, perché poi non è irrilevante, ad esempio, che circa 2 milioni e mezzo di bottiglie di vino ogni anno. Quest'anno anche qui c'è un problema che andrà affrontato perché voglio dire, la pandemia ha causato tematiche di difficoltà anche in questo settore. Dicevo, però non è irrilevante che circa 2 milioni e mezzo di bottiglie di vino girano l'Italia e il mondo portando appunto sull'etichetta il nome della nostra città. Ed è una valenza su cui noi abbiamo puntato in maniera decisiva con la collaborazione degli operatori di settore, ovviamente delle cantine, ma anche in un discorso territoriale allargato ampio, con il Consorzio di tutela dei vini piceni, con la Regione, con un'associazione di produttori che Offida è storica e molto operativa, che si chiama Vinea, che quindi segue dal punto di vista amministrativo operativo e anche progettuale le cantine di Offida, del territorio di Offida e non solo. È una di quelle filiere su cui abbiamo negli anni puntato, che ci ha dato soddisfazioni e che nonostante questo momento di siamo in box, diceva il Presidente, ma ci continuerà a dare sicuramente possibilità di sviluppo. E quindi territorio a 360 gradi, dalla gastronomia alle bellezze artistiche, una bellissima e invidiabile piazza, quella di Offida, che con una forma diciamo particolare rispetto Forma a. molto particolare, Vero? sì, è triangolare, una piazza triangolare, con il municipio sul lato più corto, ed è forse una di quelle particolarità che, ecco, le immagini che ricorrono spesso,
La piazza è il cuore battente di Uffida. Io 15 giorni fa feci proprio un video da lì per i nostri concittadini, perché per un sindaco aver vissuto questi 2 mesi di chiusura totale, aver visto la nostra piazza spoglia, priva di vita, fra virgolette, in qualche modo, è stato, ma è stato per tutti i sindaci, immagino, veramente una difficoltà complicata da affrontare. Questa piazza adesso è tornata a pulsare, dobbiamo farlo ovviamente con attenzione, perché sappiamo tutti che comunque questa fase non è conclusa, ma io sono molto fiducioso e appunto con la capacità di tornare a pulsare, ma in maniera adeguata, con responsabilità e comunque continuando a prestare attenzione, sono fiducioso che possiamo ripartire in maniera adeguata e forse anche più forti di prima. Perché abbiamo avuto anche tempo di riflettere, ne avremo ancora per qualche tempo, in maniera tale che possiamo pensare di essere operativi in maniera giusta, adeguata, ma conservando quelle che sono le nostre caratteristiche. Attaccamento alla nostra città, noi siamo orgogliosissimi di essere uffidiani, ma anche questa capacità di aprirsi al mondo. Quest'anno magari ci apriremo di più agli italiani, perché nel corso degli anni c'è stato anche un flusso di turisti esteri, sono diversi. Soprattutto del Nord Europa, le persone che hanno anche acquistato, no, nel nostro territorio, in aree limitrofe e abitazioni. Quest'anno vogliamo essere ancora di più all'attenzione, come tanti borghi, dicevo, Uffida è uno dei borghi più belli d'Italia, anche per gli italiani che ancora non hanno avuto l'occasione di conoscerci, e ci auguriamo che realtà come le nostre, piccole ma grandi, dove c'è una vita a misura d'uomo, ma anche un turismo a misura d'uomo, un turismo slow, un turismo leggero, che ha la possibilità di dare differenziazioni notevoli. Siamo a 20 minuti dalla costa dell'Adriatico e a mezz'ora dai parchi dei Sibillini. Possono essere valenze che ci auguriamo siano apprezzate e su cui noi cercheremo di lavorare e di puntare sempre di più di quanto abbiamo già fatto. Ovviamente l'impegno c'è sempre, voglia di fare ancora di più, ma non solo per ripartire, ma per fare come più e più di prima. Ma una bella attenzione non passa inosservata anche il rapporto dei Offida con lo sport e quindi mi viene da pensare ancora di più ai giovani, sindaco. Sì, lo sport, dicevo prima, l'impostazione sulla collettività, sul senso di comunità. Lo sport è uno dei settori decisivi. Ad Uffida operano diverse associazioni sportive, dal calcio al volley, all'atletica. C'è un'associazione di basket che fa nel suo piccolo si muove. Ovviamente è un momento estremamente difficile anche per loro, perché anche loro si fondano appunto su un percorso di associazionismo dilettantistico. Sentendo anche altri colleghi e sentendo, voglio dire, i miei riferimenti rispetto alle associazioni, ovviamente è un momento veramente difficile e complicato. Io mi auguro, l'amministrazione comunale farà quello che potrà fare, ma io mi auguro che questo aspetto non passi in secondo piano rispetto anche alle politiche regionali e nazionali. Perché se è vero, ed è giusto, dico io, sviluppare un discorso per quello che riguarda i campionati maggiori, no? Di oggi, la notizia del riavvio del campionato di Serie A, che ha la propria valenza anche economica, oltre che sociale, perché tante persone, voglio dire, vivono, no? Con questo tipo Di questa attività di sportive, settore. ovviamente, sì. Io credo che le istituzioni, e dicevo i comuni, faranno quello che sarà possibile, ma i comuni dovranno affrontare tante problematiche nelle prossime settimane e mesi che stiamo già affrontando. Mi auguro che a livello istituzionale complessivo non si perda di vista che lo sport è fatto da tanti volontari, tante associazioni dilettantistiche che poi quotidianamente lavorano con tanti giovani, perché da lì cresce la possibilità e nasce la possibilità poi anche per i movimenti sportivi, professionisti, di avere possibilità di crescita. Questo è un aspetto di cui ancora ho sentito parlare onestamente poco, però mi auguro che ci sia attenzione anche a ciò, perché gli enti locali autonomamente non saranno in grado di sostenere questo settore, potranno fare ciò che potranno fare con il supporto, ma mi auguro che ci sarà attenzione anche dal punto di vista delle istituzioni sovraordinate, quindi Regione e Stato, per rinvigorire l'azione di questo settore che è fondamentale dal punto di vista sociale prima che economico.
Assolutamente, le difficoltà purtroppo ci sono e non si possono nascondere, vediamo sempre più in tutti i settori sportivi, anche questo la vedrei come un aspetto positivo il fatto di integrarsi, fusioni tra diverse società, quindi unire le forze ma con uno scopo unico, quello di continuare e rimanere in pista o in campo magari, ecco. No, assolutamente, assolutamente. Ma bisogna essere in grado di configurare certamente anche chi si occupa di questo particolare settore che lavora a contatto con bambini, ragazzi e giovani, ovviamente deve riconfigurare la propria capacità organizzativa, la propria capacità progettuale, pensando veramente che probabilmente l'aspetto fondamentale è quello sociale. E i nostri, mi riferisco a quelle persone che ad Offida seguono questi aspetti, lo stanno facendo. È comunque difficile e per quello dicevo sarà necessario che si sviluppi anche un discorso da questo punto di vista a livello regionale, alle regioni e nazionale. Così come è decisivo anche quello che è, i servizi collegati ai giovani, ai bambini. È una fase complicata, no? Si discorre tanto della riapertura delle scuole a settembre, come, quando, in che modo, probabilmente è assolutamente necessario avviare un percorso affinché da settembre si sia in grado di tornare operativi, in presenza, ridare la possibilità ai nostri ragazzi di rientrare nelle aule. E è altrettanto importante che in questa fase, diciamo, nella fase estiva che stiamo per entrare ormai, ci sia anche la possibilità di fornire quei servizi che per tanti mesi, per quasi 3 mesi, 2 mesi e mezzo, sono stati sospesi perché anche lì le famiglie hanno sofferto molto, ma hanno sofferto molto i ragazzi, che forse i bimbi, che probabilmente sono fra, diciamo, la classe demografica che ha sofferto di più la pandemia, magari non capendo bene le implicazioni che ciò ha portato a livello economico, ma sicuramente dal punto di vista sociale la generazione che ha affrontato questa cosa in maniera complessiva, se la porterà probabilmente negli anni. Dobbiamo essere in grado di, Offida sta lavorando, noi saremo in grado, lavoriamo anche nell'ambito dell'Unione dei Comuni della Vallata del Tronto, siamo insieme ad altri comuni, nell'ambito sociale dove ci sono altri 7 comuni, stiamo sviluppando un progetto, crediamo di poter essere operativi proprio oggi, credo, è uscito ieri un decreto della Regione Marche, per cui dall'8 giugno si possono riattivare questi percorsi per i campi educativi, ludico-ricreativi estivi. Noi saremo pronti, se non dall'8, a mettere in campo un'offerta che possa, da questo punto di vista, aiutare le famiglie e riconsentire nelle modalità, ci sono anche i protocolli, non è semplice nulla purtroppo in questa fase, ma di riportare socialità perché, l'ho detto in altre occasioni, siamo vicini alla festa del 2 giugno, alla festa della Repubblica. La socialità è la capacità di fare cittadini che si sentano parte di un progetto comune inizia dall'infanzia. Quindi se in questa fase questo aspetto sociale e di socialità è venuto a mancare, bisogna invece continuare a lavorarci e cercare di fare il meglio possibile. Bene, Sindaco, questo è anche il bello di Proloco Marche Informa, che proprio tramite le Proloco poter raccontare, conoscere più da vicino le realtà e poterlo fare anche con le istituzioni che sono ovviamente il punto di riferimento di ogni paese e di ogni popolazione. Molto è stato fatto, molto resta ancora da fare e io, ecco, non posso che augurarle ovviamente un buon lavoro e guardare avanti con fiducia. Sindaco. Grazie, grazie. La fiducia è assolutamente necessaria. L'ottimismo è uno degli aspetti fondamentali. Diceva, a noi non, l'ho detto all'inizio, non piace piangerci addosso, non lo dobbiamo fare, non lo vogliamo fare perché poi credo che l'Italia dei borghi sia veramente l'Italia su cui si può puntare per una rinascita, per una ripartenza obiettivamente che sia più veloce. Se l'Italia ha una valenza è proprio quella di avere un territorio, Offida ne può essere un esempio come tantissimi altri borghi in Italia, può essere veramente, e su questo bisogna puntare in maniera forte anche dal punto di vista delle istituzioni, possono essere quei valori aggiunti che magari altre realtà territoriali di livello internazionale hanno in maniera inferiore.
L'Italia è fatta da borghi, Offida è uno di questi borghi e noi vogliamo essere parte attiva di questa ripartenza, ce la metteremo tutta. Grazie a voi per averci dato l'opportunità, buona continuazione. E un saluto a Grazie. tutti gli spettatori. Grazie a lei, Sindaco, e noi ci auguriamo di poterla rincontrare in diretta per raccontare altre iniziative e soprattutto di ripresa del territorio. Grazie per essere stato con noi, il Sindaco Luigi Massa, Sindaco di Offida, e fra non molto ritorneremo con le immagini, intanto che scorrono quelle di Gustando Offida, al Presidente della Proloco. Buona giornata, Sindaco. Buona giornata a voi, alla prossima, magari in presenza. Perché Arrivederci. no? Assolutamente. Arrivederci. Grazie. Intanto che scorrono appunto, dicevamo, le immagini di Gustando Offida, io direi proprio con il presidente della Proloco, Tonino Pierantozzi, di ripartire da questo evento per poi andare ad approfondire tutti gli altri eventi del territorio. E abbiamo recuperato, sì, l'abbiamo in video, il presidente, ben tornato con noi, anzi non ci ha lasciato mai veramente. Presidente, quante cose abbiamo scoperto e sono solo una minima parte relativa ad Uffida. Lo stavi accennando tu di Gustando Fida. Gustando Fida è un'iniziativa che giunge quest'anno alla 14ª edizione e è una manifestazione tra le più belle che credo che facciamo in Fida. È un percorso all'interno del centro storico con 10 punti di ristoro, dove in questi punti chi partecipa a questa iniziativa può degustare sicuramente le particolarità gastronomiche del nostro territorio ed enogastronomiche, perché ogni degustazione è accompagnata ovviamente da un vino o da un particolare liquore del nostro territorio. Ovviamente c'è un percorso all'interno del centro storico che promuove tutte le nostre bellezze monumentali e architettoniche, che non sono poche, veniva accennato prima a Santa Maria della Rocca, all'ex convento San Francesco, sede dell'Enoteca regionale, al Teatro Serpente Auro. Probabilmente qualche immagine l'abbiamo vista attraverso le serate danzanti che ci si fanno a Carnevale, quindi ci sono delle straordinarie bellezze monumentali che in questo percorso vengono visitate dai turisti che partecipano, oltre ovviamente ad apprezzare le nostre caratteristiche gastronomiche, tra cui spicca quella del chicchi ripieno. Il chicchi ripieno è un prodotto di cui c'è da giungere quest'anno alla 53ª edizione, se si farà, immagino che sarà difficile farla nei modi in cui è stata fatta per gli altri 52 anni, la sagra del chicchi ripieno, che è una focaccia ripiena di alcuni prodotti e spesso la ricetta nemmeno è tanto conosciuta da noi perché i forni che lo fanno da 50 anni, ognuno ha una sua particolarità, che è un ripieno di tonno, alici, capperi e quant'altro, e c'è proprio una specifica sagra che promuove questo prodotto. E quindi in questo percorso, diciamo, degustando Fida, oltre a altri piatti, diciamo, fidani, si degusta il chicchi ripieno e poi i funghetti offidani, questo dolce al sapore dell'anice, che sono i due prodotti, diciamo, che caratterizzano la enogastronomia offidana. Poi, veniva già anticipato, chiudiamo la stagione, diciamo, delle manifestazioni estive con il Figura Offida Festival, questo festival di teatro in strada. Sono 3 giorni in cui vanno in scena circa 120 spettacoli con 20 compagnie che provengono da tutto il mondo con discipline teatrali diverse. È un festival di figura, lo dice il nome stesso, Figura Offida Festival, ma all'interno di questi spettacoli ci sono anche giocoleria, ci sta diverse altre discipline teatrali oltre a quelle del teatro di figura. E sicuramente negli ultimi anni, con tutte le difficoltà che ha avuto sia nel 2016 per lo stop dovuto al sisma e quest'anno che probabilmente dovremmo ripensarlo, non sappiamo adesso se potrà essere realizzato con il format caratteristico, però sicuramente il festival
andrà in scena, magari con date spostate un po' più in avanti, che non, sono già programmate alla fine di agosto. Auguriamoci che in quelle date qualcosa si possa fare, dai. Ma noi ce lo auguriamo veramente, Presidente, perché sarebbe un bel peccato. Stiamo vedendo delle immagini bellissime, notturne, dove la bellezza, ovviamente, del posto viene ulteriormente esaltata dalle luci, ma soprattutto onorata dalla presenza di tantissimo, tantissimo pubblico. Il Figura Offida Festival è sicuramente uno dei fiori all'occhiello per il comune, per la Proloco, dicevamo anche gustando Offida, quindi anche gastronomia. Abbiamo dato un accenno allo sport con il presidente, con il sindaco, pardon, e ritornerei, se mi permette, anche su un'altra arte veramente particolare che offre il vostro territorio, quella dei merletti, perché non è comune e soprattutto non sono pezzi rari, ma forse più unici, direi. Sì, lo accennavamo prima, Offida da alcuni anni promuove, diciamo, questo suo oggetto dell'artigianato artistico di eccellenza attraverso una settimana dedicata proprio al merletto. Quest'anno non è stata potuta programmare, purtroppo, per le cose che sappiamo, altrimenti la prima settimana di luglio è la settimana dedicata al merletto. E in questa settimana, oltre a iniziative che vengono messe in piedi dall'Associazione del Merletto che sono qui in Offida, la Proloco indice il concorso per merlettaie, dando ogni anno un tema da rappresentare con il merletto, con i fuselli del merletto. Quest'anno il tema che abbiamo dato è la rappresentazione di un quadro d'autore con le caratteristiche della natura, cioè rappresentare, prendere a modello, diciamo, un quadro d'autore con, che ne posso dire, ceste di frutta, comunque con rappresentazioni di natura, e questo deve essere ovviamente realizzato con i fuselli e con dei filati particolari. Questo è il concorso della 21ª edizione che bandiremo probabilmente nell'autunno, perché nei primi giorni di giugno, in cui avremmo dovuto farlo, non ci è consentito. E questo è sicuramente, diciamo, il fiore all'occhiello dell'artigianato artistico offidano, il merletto. È una tradizione che esiste da sempre in Offida, insomma. Quindi, per molti è anche, diciamo, un momento di attività economica vera e propria, perché poi i merletti hanno un mercato. Oggi addirittura l'evoluzione di questa arte ha portato anche a fare il merletto gioiello, il merletto bijou, cioè sono dei particolari accorgimenti anche che vengono utilizzati come bracciali, come orecchini, e quindi è davvero un prodotto molto di qualità. E quindi tante di quelle cose. Adesso dire quale sarà la prossima che si potrà rifare. Abbiamo dato un accenno verso fine agosto, agosto-settembre, la voglia di fare c'è, ma veramente se oggi potesse ritornare a fare un evento, Offida, la Proloco, quale vorrebbe fare? Magari anche un evento nuovo creato ad hoc, perché no? Guardi, negli ultimi anni, oltre a queste iniziative di cui parlavamo, la Proloco si occupa anche, che ne so, lo scorso anno abbiamo fatto addirittura, insieme a una società ciclistica che è presente qui in Offida, una gara di mountain bike notturna nel centro storico. Quindi sono delle caratteristiche particolari che legano sport, bellezze, diciamo, architettoniche e monumentali in un centro storico. Sono tutte piccole iniziative che ogni anno ci inventiamo per promuovere qualcosa, però sicuramente una iniziativa a cui non vogliamo rinunciare è quella del FOF. Il FOF, oltre ad avere questo spessore, diciamo, di carattere culturale e artistico, di cui parlavo, è sicuramente una manifestazione che riporta positività, è una manifestazione che genera energia positiva, per cui vedere tanti sorrisi sulla bocca di grandi e piccini, nonne e bambini, è sicuramente il momento più alto, diciamo,
a cui io tengo particolarmente perché sicuramente in questo momento abbiamo bisogno di sorridere e di avere energia positiva e questa è sicuramente viene generata diciamo dal FOF, quindi a questa manifestazione non vorremmo davvero rinunciare. E come questa immagino, e magari ecco, ricordandola in conclusione, perché parliamo di un altro evento storico, quello del Carnevale, ritorniamo un attimino a parlare in modo più approfondito proprio della nascita del Carnevale di Offida e la sua evoluzione, tra l'altro con l'ultima edizione immagino proprio quest'anno. Ecco, forse è stata una delle ultime manifestazioni che si è riusciti a fare. Sì, perché poi le restrizioni, le prime restrizioni che ci sono arrivate proprio la sera del 25 febbraio, quando il carnevale si è concluso con il falò in piazza della sfilata dei Groot. Quindi da lì ci siamo fermati. Parlando di carnevale, il carnevale nostro si appresta fra qualche anno, fra 2 o 3 anni, a festeggiare i propri 500 anni. Quindi questo può in qualche maniera dire che cos'è il Carnevale di Offida. Il Carnevale di Offida veniva festeggiato più di 500 anni fa, però dagli statuti sicuramente ci sono elementi che fanno pensare che già nel 1524 ad Offida si festeggiava il Carnevale. Quindi questo dà davvero la grandezza dell'evento Carnevale di Offida. Lo dicevo prima, il Carnevale di Offida è strutturato in modo particolare, va dal 17 gennaio al martedì grasso, il giorno conclusivo che chiude il carnevale attraverso la sfilata dei veloutti e il falò in piazza. Ma ci sono date importanti che precedono, diciamo, il giorno del martedì grasso e che sono la Domenica degli Amici, che negli ultimi anni è diventata una iniziativa, diciamo, partecipata forse quanto a quella del martedì grasso, che ricorre 2 domeniche prima del Carnevale. È diventata così importante probabilmente per il valore che ha questa manifestazione, in quanto è diciamo, l'inno all'amicizia, all'inno alla socialità, un valore che il Carnevale di Offida rappresenta in pieno. Per cui questa domenica è sicuramente una delle domeniche più importanti del nostro Carnevale. Per arrivare poi alla domenica la domenica dei parenti, che è la domenica successiva. E poi nell'ultima settimana, a partire da giovedì grasso, quando al mezzogiorno il sindaco simbolicamente consegna le chiavi della città ad una delle congreghe di Offida, simbolicamente questo gesto rappresenta che nella settimana che va da giovedì al martedì grasso, l'amministrazione della città non è più nelle mani del sindaco, ma è nelle mani di una componente carnasciale, quindi di una congrega. E questo per valorizzare, diciamo, l'ultima settimana di Carnevale, che poi inizia con il venerdì pomeriggio venerdì grasso, diciamo, quando va in scena il Bove Finto. Immagino che ne abbiamo già sentito parlare, le immagini che vanno in onda lo mostrano, questa rievocazione di questa corrida, diciamo, Sì, del Bove. abbiamo visto proprio uno scenario da corrida spagnolo, sembrava proprio, ecco, infatti le stiamo rivedendo anche adesso, sembra di essere in Spagna, veramente nelle vie dove il torero e la corsa dei Sicuramente tori. è la manifestazione folcloristica che più gli offidani a cui più gli offidani tengono. Insomma, la storia ci racconta che fino al 1850 il Bove fosse vero, poi gli impedimenti di allora hanno fatto sì che gli Offidani si sono rivoltati e hanno creato questo fantoccio prima di legno, poi di alluminio, quindi per continuare questa tradizione del Bove Finto. Sicuramente è una manifestazione quasi unica, diciamo. E tra l'altro è importante, voglio dire questa cosa, che in questi giorni il costume tipico del Carnevale di Offida, che è lo Guazzarò, questo grembiule bianco con delle pezze,
probabilmente verrà riconosciuta come Maschera d'Italia. Questo è il costume tipico che gli ofidani, ma comunque chi partecipa al nostro carnevale, utilizza sia per il Bove Fido che per il Martedì Grasso. Questo grembiule bianco con delle pezze rosse. Oggi, tra l'altro, i giovani tendono a personalizzare, dipingendoci e scrivendoci alcune cose. Insomma, quindi questo è il costume che rappresenta il nostro carnevale. E beh, veramente tante, tante le particolarità, ogni carnevale a sé, ogni carnevale soprattutto con radici fondate, e questo veramente è storico perché parliamo, come ha detto il nostro ospite, di oltre 500 anni ormai, grandi tradizioni, grandi particolarità, come lo sono tutte le nostre realtà della nostra regione nello specifico. E proprio grazie a voi Proloco che possiamo conoscerle e soprattutto farle apprezzare anche fuori regione, Presidente. Assolutamente, assolutamente. Beh, questa è stata veramente una puntata interessante, come tutte ovviamente le altre puntate di Prologo Marche in Forma. Grazie alle nostre Prologo Umpli, conoscere più da vicino il territorio, conoscere le sue particolarità, farle conoscere soprattutto ai nostri telespettatori. Quest'oggi dal comune di Offida, ringraziamo il primo cittadino Luigi Massa e il presidente del Prologo, Tonino Pierantozzi, per averci fatto veramente da ciceroni e conoscere queste belle realtà, Presidente. Io le auguro ovviamente un buon lavoro perché ce ne sarà veramente tanto bisogno per rilanciare, per tornare a fare. E ovviamente le rinnovo l'invito quando vorrà anche il Comune ovviamente essere partecipe e raccontarci ulteriori novità. Noi siamo qui con Proloco Marche in Forma per raccontarlo. Grazie, grazie, io vi ringrazio dell'interesse e spero che possiamo in futuro avervi ospiti qui a Offida per le nostre iniziative. Noi ce la mettiamo tutta, siamo pronti appena le norme ci consentono di ripartire con le nostre iniziative, con i dovuti accorgimenti, anche se necessari. Non ci manca l'energia per ripartire, ecco. Ne siamo più che certi, Presidente. La ringraziamo ancora, ringraziamo ovviamente tutto il direttivo e lo staff, soci, collaboratori numerosi, attenti, che in ogni evento dedicano veramente tanto, tanto tempo, togliendolo ovviamente a tutte le cose personali per, far grande ogni evento. E questa è la Prologo di Offida, queste sono le Prologo Umpli Marche. Una buona giornata e buon lavoro ancora, Presidente. Grazie, grazie, buona giornata a voi. E noi ringraziamo Tonino Pierantozzi, il presidente della Proloco di Offida, Luigi Massa, sindaco di Offida, per averci, seppur virtualmente, seppur a distanza sicuramente, però ospitati nella bellissima Offida. Sarà sicuramente un'occasione per essere presenti, di persona, non a distanza come quest'oggi, per anche gustare, perché veramente di gastronomia il nostro territorio ne ha tanta, tanta, tanta da offrire, da vendere e tramite la gastronomia conoscere ancora meglio le persone che vivono il territorio. Anche da Mario Di Iorio, grazie per essere stati con noi. Questo appuntamento, come tutti i live di Studio 7 di Prologo Marche in Forma, presto disponibili anche in podcast sul nostro canale YouTube. Grazie, una buona giornata e buon proseguo con le nostre trasmissioni.